riprendere. Forse anche un primo piano, ad esempio, sarebbe bello quella, quelle anatre là, no? Sì. Ma la faccio subito. Bisogna farle di là però, quelle. Vabbè, in modo... comincia a far di qua. Ah, se no dovresti aspettarti qualcosa con quella sotto. No. Infatti sotto. Scusa. Aspetta che ti do 10 secondi. Me lo voy a mani. Guardi l'asse macchina, eh? Sì, io faccio un movimento. Lei faccia prima la destra. Tu fai una zoomata, progressiva, eh? Parti dal primo piano della statua, eh? Sì. Metto così, posso? Sì. Può stare pure. Scusa, mettiamoci tutti qua. Quello che... a guardare... Via. Può andare. Prego, professore. Questa statua ha subito dei danni molto gravi di recente. Basta vedere le fratture delle braccia. È una statua che è stata vandalizzata non molto tempo fa e si trova in uno dei più bei giardini d'Italia. Giardino che io ho conosciuto benissimo per anni, quando da bambino ogni pomeriggio venivo a giocarci. Queste statue le conosco praticamente da quando ho appreso che esistono opere d'arte, cioè dall'età di 5 anni. Ed è una statua che
fu eseguita da uno scultore molto raro, e probabilmente questa statua e le altre della serie sono le sue opere più importanti, scultore che ha avuto una vita molto movimentata e molto singolare, Giuseppe Ceracchi, romano, nato a Roma nel 1751, allievo di un altro scultore rarissimo, Tommaso Righi, il quale dopo alcune opere intorno a Roma finì in Lituania e precisamente a Vilnius, e scultore il Ceracchi che ebbe una vita molto curiosa perché è l'unico probabilmente scultore italiano, direi quasi l'unico artista italiano che abbia preso una parte attiva ai grandi movimenti intellettuali e politici della fine del Settecento che portarono da un lato alla proclamazione dell'indipendenza degli Stati Uniti e dall'altro alla rivoluzione francese. Ceracchi era iscritto a delle logge massoniche, aveva degli amici giacobini, ma quello che è importante è che la sua fama, dopo un inizio romano, incominciò subito a diffondersi per l'Europa. Andò prestissimo a Vienna, eseguì poi a Roma sculture, ritratti persino per il Papa Pio VI, Braschi Onesti, fu chiamato a Berlino dove eseguì il ritratto di Federico il Grande di Prussia, ha lavorato a Vienna per l'imperatore, conobbe il Metastasio e quello che è importante è che fece due viaggi negli Stati Uniti, uno poco prima del 1790 e uno dopo che il suo atelier era stato assalito dalla folla inferocita in seguito ai tumulti antifrancesi durante i quali venne ucciso il... oddio... Sì. Poco male. Dunque, fece... Aspetta. Io posso anche muovermi però. Aspetta, dov'è il libro? Volevo sì. Vedere questa nota. Sì, volevo... Prego, professore. Beh, ma non c'avevo prima in mano questo. Ma tanto se il cielo prima piano. Quando vuoi. Prego. Dunque, fra l'altro Ceracchi è l'unico artista italiano che abbia lavorato per gli Stati Uniti. Si recò a Washington una prima volta nel 1791, dove il congresso americano gli dette l'incarico di fare il monumento a George Washington, e poi si recò di nuovo a Filadelfia nel 1793, dopo che il suo atelier era stato devastato dalla folla inferocita in seguito ai tumulti antifrancesi che portarono alla uccisione del francese Basville. Il Ceracchi fu poi a Parigi, diventò amico di David e diventò anche amico di Napoleone Bonaparte. Era molto considerato dal direttorio. Ebbe dei colloqui con Napoleone, sollecitandolo a invadere l'Italia, a far cadere gli stati dell'Ancien Régime. E seguì, poi fece dei ritratti di Napoleone, anzi ebbe anche la commissione per un busto colossale. Ma alla fine poi il Ceracchi subì una evoluzione mentale. Quando si accorse che il ruolo di Napoleone diventò quello del dittatore, congiurò contro di lui. La congiura fu scoperta e il Ceracchi venne condannato alla ghigliottina e fu giustiziato nel 1801. La statua appartiene ad un grande monumento che gli era stato ordinato dal governo olandese per uno statista locale, il Van de Capelle. In seguito al mutamento della situazione politica olandese, il monumento rimase smontato nell'atelier del Ceracchi, che mi pare si trovasse in via dell'Oca, presso Piazza del Popolo. Fu soltanto dopo la morte del Ceracchi, dopo molti anni, nel quarto decennio dell'Ottocento, che il principe borghese acquistò le statue, in quanto aveva nei confronti della famiglia Ceracchi un credito. L'affitto dell'atelier che apparteneva a casa borghese non era stato pagato per lungo tempo. Quindi le statue furono prese, furono portate a Villa Borghese e furono sistemate nel bellissimo giardino del lago, allora celeberrimo in tutta Europa per la straordinaria varietà di piante rare ed esotiche che i borghesi avevano importato un po' da tutto il mondo. Il giardino si è salvato fino agli anni 60-70 del nostro secolo, quando al solito c'è stata la totale mancanza di sorveglianza che ha portato alla rovina delle piante, all'impoverimento di tutto il patrimonio vegetale e allo sfregio delle sculture. Le statue sono state mutilate orrendamente e devastate proprio in quegli anni. E invano è stata chiesta già da decenni la rimozione di queste sculture, che sono le opere più importanti di questo scultore giacobino.
opere fra l'altro che non sono i soliti ritratti, ma sono delle grandi allegorie. È stato chiesto di portarle in un museo, di portarle al coperto, ma al solito, nonostante un mio articolo sul giornale La Stampa di Torino, nonostante un sonetto del povero Antonello Trombadori che aveva ripreso la mia proposta, le statue sono state lasciate qui, sono state semplicemente lavate, ma vedete in che condizioni si trovano. Ora ci si chiede se questo patrimonio all'aperto dell'Italia, perché l'Italia è un museo all'aperto, oltre ad avere anche dei musei al chiuso, se questo patrimonio debba andare completamente in rovina per la totale indifferenza degli amministratori, per la totale negligenza e per il totale lassismo. La cosa più buffa è che nel 1789 fu fatta qui a Roma proprio una mostra del Ceracchi, ma anche in quell'occasione queste statue così importanti e così significative per il neoclassicismo, per lo spirito giacobino e per la cultura europea, non soltanto italiana di quegli anni, sono state lasciate a marcire nella loro sede all'aperto. Ma cosa rappresentano le statue? Domanda nei confronti del Vai a fare anche patriota il dettaglio proprio democratico del prato qual era fratturato, stato magari andando Van da der poi Capellen, in prato, quindi un patriota democratico. passando tramite via Alpina. Ma non lo so, io qua non dice. Ecco qua. Nella prima versione, il tempo col Così. genio agricoltura, sinistra è Mercurio. Cioè, deporte. Molto bello, perché c'ha dei gigli, ma i gigli E possono quindi essere era Farnese, Franfiri. possono essere Francia, può essere I tanto. Franfiri potrebbero Sì, essere. I gigli, Doria Franfiri. sì, Doria con la barba, una cosa bellissima. Sono un Beato ammiratore, sì, io ce l'ho. Allora. Sono stato rubato dal Io ce l'ho, qui al recupero per l'arte ce l'ho, sì. Noi siamo notissimi come Ma chi è? Che nome Montani della Farnia. è? Ah, hanno rubato pure a Sì, lei. Vabbè. Di Bonifacio VIII. Sì. Mia nonna. Abbiamo fatto una La cosa sul bisnonna una castello piccola uomini, di sì, che lo so se Oggi c'è un presente. suo servizio, Chi Bella deve fare il Italia, cameriere? Bella Italia, alle 14:50, c'è il professore che denuncia lo scempio di San Vitale. Ma quella è una cosa Ma gli scempi sono Purtroppo c'è anche bisogno a mente, troppa roba tecnica e pochi soldi. Perché sono mica anche il direttore della galleria di Firenze, ma c'è anche il Grave. Ma no, non è quello. Molto è anche Ma quello. non è quello. Poi È è che, ma un'incuria. non è quello, non è quello. Non è che ce n'è troppa roba. No, non è Tanto c'è una portata quello. via poi adesso con queste nuove disposizioni che tutto lì. Ma qui non trovo. Non trovo cosa rappresentano. Questa allegoria qui, professore. No. Però se questo era un democratico, Beh, la non capisco libertà cosa sia, probabilmente. perché qui ci dovrebbero essere in Lo questo spazio. istante, io che credo che Che figure allegoriche, una sarà la giustizia. volevano commemorare il loro Sì. capo Permettiamo di carismatico, Van domandarti una der cosa. Non mi Capellen, passo da me. scomparso Un l'anno attimino. precedente. Sì, Nelle tre 1785. versioni rimane sostanzialmente le cose principali mentre l'ordine Ma non internazionale dice era cosa rappresentano, figure figura allegoriche. allegorica. 1785, io però mi sono dimenticato di Una è dire. sicuramente Atene, perché c'ha No, l'elmetto, no? queste rappresentano, non so, la La giustizia, giustizia, la la forza. Scusi, No, 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 non so così. quelli della Siria sono meglio. È vicino a Palmira. Palmira, Palmyra, Non Palmira detta anche Tadmor dagli arabi. Ecco, fai vedere un attimo il La dettaglio di signora Siria, che è molto bello, Palmira, vedo. che ha i pavimenti Invece dalla questa Cina. parte forse più. Invece Carlotta La va in qualità della bicicletta. scultura, professore, si Sì. vede anche dalla qualità di questo Ma piede. certo. Ma poi era considerato, dunque, io adesso dovrò dire questo, sì. Con tutte queste piantacce, il pitosforo. Un programma Ma condotto da lei Francesco. guardi che hanno Ma messo io qui il gli avevo proposto pitosforo. un'idea l'anno scorso che poi purtroppo non è. Ma lo Di facciamo fare noi. il tour Posso alzarmi? d'Italie, Sì, come si faceva alla fine andiamo del alla prossima 700. tappa. Il Grand Tour. Il Magari, io lo so fare. Grand Tour. È un libercolo, lo so, ma però è estremamente interessante per quanto riguarda l'ambiente, la descrizione dell'ambiente. Poi dopo è venuta di moda Nizza e poi adesso Cannes, tutti quei posti che trovo io. Io a Cannes andavo quando era grande come da qua al lago, quanto era bella.
era bella la crosetta. Cioè, quando ero ragazzino io ancora, negli anni 50, gli alberghi meravigliosi, come si chiama quel grande albergo di Cannes dove vanno tutte le dive, era un albergo straordinario, andavo lì, pensi che c'era il negozio di Lalique, Lalique il vetraio, il quale aveva tutto il magazzino. Un giorno io passavo, lui guardava. Non dica parolaccia però, professore. Ecco, io sono la macchina, cioè deve guardare me, Quando ci arrivo magari parla. Devo poi guardare lei e sì, far finta di parlare. E far finta, anche mi racconti qualche barzelletta magari. So che lei ne conosce delle splendide. Ma le ultime non me le ricordo. Ma senti, non, quando non arrivo. Che sia una panoramica a velocità normale, Sì. Io ecco. Vai pure. Strano che non si siano portati via pure i bimbi. Non ti vai sento. Pure? Un secondo. Vai. Parlare, prego, parli parlare. Pure, professore. Sì. Mi racconti? La vuole? Parli, parli. Uno, due, tre. Sì, va benissimo. Per la stessa cosa. Come dice Bellini quando fa le riprese. Io non sono lui. Poi sei Marinella, faccia i piedi. Prima lava il suo muletto, poi lo sporca. Indichi qualcosa così con la mano. Cioè, ce l'hai sottale, Mario? Stai riprendendo? Sì. 5-9. Ecco, ora parti 7, in panoramica 8, 9, e vai sulla destra. Marinella, fa le prove con la danza, con il culo e con la panza. Come? Che non si scandalizzi. 1, 2, 3, Marinella, fa il bidet alla francese con le chiappe un po' sospese. 4, 5, 6, Marinella, fa il tagliai, prima lava il suo culetto. Io mi ricordo San Severino Marche, guardi, ma io ho un pezzo con lei che è una favola. Questo è il regno di Vittorio. Mentre camminava nelle... È il regno di Sgarbi San Severino. Adesso lo è diventato. La prima cosa ha insultato a sangue una povera cieca. Lo sa? C'è un assessore che è una donna cieca. Questa gli ha detto, ma signor sindaco, nel suo programma l'assistenza sociale non c'è. Lui gli ha detto, si ricordi lei, non creda di impietosire la gente con la sua infermità. Ma non si dicono queste cose. Questa si è messa a piangere, è uscita dall'aula seguita da tutto il PDS. L'importante è che non si veda. 1, 2, 3, va per fila, fa il caffè. No, ma diciamoci, meglio tutto adesso che tutto dopo. Benissimo, grazie professore. Ecco, adesso... Vorrei fare una anche un po' più larga, Mario, sai? Vieni. Io sai perché guardo, perché c'ho la pinza di tenerti 10 secondi per darti una bella risolvenza. Sì, perché se tu continui 2-3 da 10 sono 3 secondi. Invece purtroppo mi sono fatto un'altra. Guarda, una l'ha fatta dove stava il professore adesso. Prima. Volevo farne una che mi alzava col cavalletto, poi ho fatto un cambio di fuoco tra i fiori rossi, che sono qua molto in ombra. Volevo farne una che mette il cavalletto alto anziché tutto dal basso, cioè farne una dal bassissimo e poi le altre così. Non ce la fai. Okay. E poi una legandola alle maglietto. Tu che cosa? Non sono con la Rai. Ma io non sono un interno Rai, sono freelance. Quindi chi mi paga mi ha. Giusto. No, ma mi piace anche guadagnare. Beh, vabbè, anche perché... No, però no. Mi ha boccata, poi per fortuna più alto. Sei arrivato, te lo dico, sì, certo. Ora parti stretto dalle piccole, raga. Sì, se non c'è, se non c'è proprio,
fisico. Giudichiamo la fata questa. Aspetta, non ho ancora fatto. Sì, facciamo questo. Non perdere un minuto ancora. Ecco, ora se vai da questo alla nostra statua e viceversa. Stringendo, addumando sulla statua. Aspetta, un secondo che faccio una cosa e poi arrivo, non è che... Che palle, sono passate proprio adesso con questa segna. Ecco, come si tolgono dalle quadre, un secondo... Ma ci danno... Lo tengo, ma lo devo fare. Ecco, ecco. Vanno in Piazza di Spagna, e gli conviene che vanno qui e poi girano a sinistra. Vanno al Pincio e poi girano a sinistra. Ma guarda, non è che tu sei pratico. Piazza di Spagna. Il contrario? Va bene, no, va bene. Allora, la macchina è... Se la muove. Fa al contrario. Vediamo che macchine sono a disposizione. Aspetta, non mi arrivare. Ma anche se qualche secondo in meno di 10 non fa niente. Tu sei troppo solerte. Sì.